L'inaugurazione della Pinacoteca Civica di Cento, dopo 11 anni di chiusura per i danni subiti dal sisma del 2012, sarà il prossimo 25 novembre ed è annunciata una importante presenza al taglio del nastro con il ministro della cultura italiana Gennaro San Giuliano presente alla manifestazione. Salvo naturalmente l'imprevisto dell'ultima ora, visto che è un ministro della Repubblica italiana. Ottobre 2023 di Marco Raboni per TC100 Web TV. L'importante taglio del nastro del 25 novembre è inserito in una programmazione di eventi dedicati all'artista centese Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, di tre giorni, dal 24 al 26 ottobre 2023. L'evento e programmazione è stato illustrato in una conferenza stampa tenuta dal sindaco di Cento Edoardo Corsi, dall'assessore della cultura Silvia Bidoli e da Filippo Taddia, assessore alle attività produttive e commercio. Importante la presenza dei rappresentanti locali dei commercianti Silvia Pedriali per Ascom, Confcommercio e Edi Govoni per Confesercenti. Vediamo ora il filmato integrale della conferenza stampa con tutti i dettagli della manifestazione realizzata da TC100 Web TV a cura di Marco Raboni con le domande naturalmente dei rappresentanti della stampa presenti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, intanto grazie della vostra partecipazione questa mattina. Abbiamo convocato questa conferenza stampa alla presenza dell'assessore Bidoli e dell'assessore Fattia insieme a me per finalmente ufficializzare l'apertura della restaurata Pinacoteca Civica del Guercino dopo 11 lunghi anni, quindi per noi è un momento molto felice. Ecco, sapete che in questi mesi avevamo già fatto uscire un po' la notizia che verso novembre avremmo inaugurato la Pinacoteca, però questa mattina siamo qui, diciamo, questo momento solenne, come solo le conferenze stampa sanno fare, ad ufficializzare l'apertura, quindi innanzitutto la fine dei lavori, quindi la Pinacoteca, poi magari su questo, se dopo l'assessore Bidoli si vuole fare un passaggio, ovviamente lo può fare, però sono terminati anche i lavori d'allestimento, quindi la nostra Pinacoteca, la nostra nuova Pinacoteca è pronta ed è meravigliosa. Noi abbiamo questo piccolo, diciamo, privilegio di averla, di poterla vedere un po' prima del pubblico, è davvero bellissimo, quindi oggi ufficializziamo la fine dei lavori e anche dell'allestimento e l'inaugurazione che avverrà il 25 novembre, quindi diciamo tra poco meno di un mese. Ovviamente faccio un veloce passaggio, un veloce, diciamo, non per superficialità ma per non tediarvi troppo, di ringraziamento in particolare a chi nel comune ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, che è stato un obiettivo molto, molto complicato, perché se è vero che il cantiere era iniziato poco prima del nostro arrivo, abbiamo affrontato tutto il tema, come sapete, del caro materiali, della complicazione di tenere vivi i cantieri, è stato un nostro obiettivo che abbiamo mantenuto, quindi sicuramente grazie al lavoro del settore lavori pubblici, dell'assessore Bozzoli e anche del settore cultura e dell'assessore Bidoli, e poi ha curato tutte le parti ovviamente legate all'allestimento, che è stato diciamo un'opera molto importante allo stesso pari dei lavori, diciamo, di rimessa in sicurezza. Quindi il 25 novembre inauguriamo in un programma di tre giorni di festa, e poi vi racconterà l'assessore Bidoli insieme all'assessore Taddia. Abbiamo costruito una cosa che sia proprio una bella festa per tutta la città. Con grande piacere vi dicevo.
diciamo che all'inaugurazione della Pinacoteca sarà presente, oltre al Presidente della Regione Emilia-Romagna, anche il Ministro della Cultura San Giuliano, che ha confermato la sua presenza, fatto salvo gli impegni istituzionali dell'ultimo minuto che il Ministro può avere, quindi speriamo che non gli convochi in un Consiglio dei Ministri la mattina. Però abbiamo già ricevuto la lettera, lo abbiamo invitato, questo per noi è un segnale di attenzione molto importante, è un segnale di attenzione molto importante nei confronti della città, che ovviamente ci onora e ci fa molto piacere, ma credo che sia molto importante prima di tutto perché testimoni il riconosciuto valore della nostra città nel panorama regionale e nazionale dell'arte e della cultura del nostro paese. Perché se un ministro decide di venire all'inaugurazione di una pinacoteca non lo fa per caso, insomma, e quindi questo, come dire, è sicuramente motivo d'orgoglio, ma deve essere motivo d'orgoglio da parte della nostra città, perché finalmente dopo 11 anni torniamo ad essere proprietari di uno dei luoghi dell'arte e della cultura più importanti della nostra comunità. A conferma di questo valore, fra pochi giorni, 6 novembre, a Londra si terrà una delle fiere più importanti diciamo, sul turismo a livello mondiale. Saremo presenti con la Regione Emilia-Romagna durante una conferenza stampa dove lanceremo, quindi possiamo dire al mondo, perché di fatto questo è, l'inaugurazione della nostra Pinacoteca, e anche su questo si sta facendo un lavoro molto importante, che dopo vi verrà raccontato, di promozione non solo nel territorio locale, perché davvero la riapertura della nostra Pinacoteca civica, ovviamente grazie alle opere del Duecino, è un fatto nazionale, non è un fatto locale. A riprova di questo sono stati sempre con l'assessore Biduli due giorni fa a Bologna, dove è stata inaugurata questa mostra Guercino nello studio, e anche questa che fa parte di questi itinerari guerciniani su quali si sta lavorando insieme alla città di Bologna, insieme alla città metropolitana, alla regione Emilia-Romagna, quindi vedete che si crea un vero e proprio sistema di alleanze intorno alla cultura, che rappresenta anche il sindaco Lepore, e insomma tutti questi tasselli ci portano al 25 novembre, ma soprattutto ci confermano l'immenso valore del quale la nostra comunità è custode, non voglio dire proprietaria, ma custode. E quindi queste sono le, diciamo, le cose importanti che il sindaco doveva dirvi. Vi dico anche già che il 22 novembre, quindi pochi giorni prima dell'inaugurazione, convocheremo una conferenza stampa all'interno della Pinacoteca, dove vi daremo i dettagli più tecnici, fatemi dire così, legati appunto insieme ai nostri tecnici, quindi diciamo, il nostro ruolo sarà secondario, ma racconteremo a voi, quindi racconteremo alla città tutti i dettagli degli allestimenti, quali che ci saranno all'interno, un po' tutto anche il tema dell'accessibilità, quindi come abbiamo immaginato di far accedere alla popolazione, quelle sono le politiche dei prezzi, sono tutte le questioni di dettaglio molto importanti sull'ingresso, diciamo, in Pinacoteca. Quindi io direi che ho detto tutto. Ovviamente siete invitati, che arriverà la convocazione per il 22. Ora lascio la parola all'assessore Biduli, direi, per raccontare questo programma di eventi. Vi ho già ringraziato per il momento, però permettetemi l'ultimo ringraziamento, poi ovviamente se avete delle domande siamo qui per ascoltarle. Ovviamente a tutta la mia giunta, che ha lavorato insieme a tutto il resto delle cose che l'amministrazione deve fare, e voi lo sapete bene, a questo risultato, in particolare all'assessore Biduli, perché noi ogni tanto ci scherziamo, la prendiamo in giro e vive giorno e notte in Pinacoteca, però in realtà non è che siamo uno scherzo, perché più o meno è così, quindi quando qualcuno ha bisogno della Biduli o se non risponde al telefono va in Pinacoteca, per cui insomma adesso scherzi a parte, per noi è un giorno molto felice, però per arrivare a raggiungere questi obiettivi c'è veramente un grande lavoro di squadra e gli assessori che hanno delle deleghe particolari, che è un lavoro quotidiano, molto spesso silenzioso perché non sempre si riesce a raccontare tutto, ma che insomma è veramente faticoso, fatemelo dire, insomma è una fatica bellissima, sono belle fatiche, però sono impegni molto seri che si portano. Insomma, si mettono in campo tutti i giorni, quindi da sindaco devo veramente ringraziare di cuore la mia giunta e in particolare.
alzo anch'io perché facendo disagio subito se non mi alzo. No, grazie, buongiorno a tutti e a tutte e grazie veramente per questo, insomma, per questo inizio. Siamo davvero tutti molto, molto emozionati, molto felici, molto stanchi, ma stanchi in senso positivo chiaramente. Ecco, anche quello che avete tra le mani è una brochure che abbiamo curato anche attentamente, perché anche la comunicazione e anche la produzione di materiali ad hoc è molto importante, ecco, soprattutto per il lancio e il rilancio della nostra, in realtà, della città. Sarà una festa per tutti e di tutti e abbiamo voluto veramente comunicarlo con questo programma di 3 giorni che un po' vuole andare a, diciamo, cogliere e a portare l'attenzione a tutte le fasce di età, ma dal, diciamo, il pubblico più specialistico, dopo andremo a vedere con una giornata di studio dedicata ai bambini, ai giovani, al pubblico generico, ai turisti. Veramente abbiamo voluto cercare proprio con questi 3 giorni di accontentare tutti ed avere un occhio di riguardo per tutti. Il sindaco prima ha citato veramente tutta una serie di partner importantissimi, partiamo appunto dalla regione, dal Ministero della Cultura ovviamente, che ci ha concesso attraverso il bando cultura di poter ottenere quasi 1 milione di finanziamenti proprio che hanno permesso di realizzare tutto quello che è l'allestimento museale della nostra Pinacoteca e anche tutto un progetto importantissimo di comunicazione nel quale entrerà un pochino più nel dettaglio l'assessore Taddia. E poi ovviamente l'importante aiuto della regione che ha permesso la ricostruzione post-sisma, quindi riportare l'edificio alla sua, diciamo, forma originale, ma anche migliorato ovviamente. Quindi in questi giorni peraltro abbiamo avuto anche 2 o 3 scossette, non vi dico che mi sono fiondata, cioè ero da dentro in realtà, però insomma i quadri stanno benissimo, tant'è che da là dentro nessuno si è quasi accorto di niente, quindi questo mi fa veramente ben sperare. Però ecco, come diceva il sindaco prima, il 22 di novembre entreremo proprio più nel vivo e nel dettaglio di quello che è stato sia il cantiere di ristrutturazione e anche tutto il discorso proprio dell'allestimento. Abbiamo ricordato ovviamente prima il lavoro degli uffici, importantissimo, ufficio tecnico, ufficio cultura, ma mi preme anche in particolar modo ringraziare Open Project, che è lo studio di architettura che ci ha seguito, comunque il studio peraltro bolognese che ci ha affiancato e seguito tutte queste fasi, anche loro direi veramente con un'attenzione, una cura estrema e cercando veramente di cogliere ogni nostro desiderata, perché hanno capito l'importanza di questo cantiere per noi, di questo luogo per noi. Quindi veramente quella sarà l'occasione anche per dare voce a loro e sentire, raccontare proprio che cosa è significato ristrutturare un edificio di questo tipo e poterlo comunicare verso l'esterno, verso la città. Ma dicevamo, l'attenzione attorno alla Pinacoteca è tantissima. Il Comune di Bologna, col quale è partito in realtà un tavolo di lavoro da circa un anno, quindi insomma in realtà quello che state vedendo adesso, cioè tutte queste iniziative, queste mostre, sono il frutto del lavoro di un anno e andranno avanti nel tempo, anche perché ci siamo dati un po' questo obiettivo. Per noi il 25 è un primo passo, perché da lì verranno e siamo convinti che nasceranno anche tantissime altre iniziative, non solo tantissime altre mostre. Abbiamo già, e qui lo posso anche dire con un po' di certezza, sapremo già che alcune delle nostre opere andranno in una mostra a Roma, alle Scuderie del Quirinale e anche alle Gallerie Sabaude a Torino, quindi abbiamo già preso accordi perché le nostre opere, non tutte chiaramente perché insomma abbiamo anche appena aperto, infatti ci ha un po' colto ovviamente di sorpresa questa notizia, ma abbiamo fatto in modo di, ci ha fatto ovviamente molto piacere perché è chiaro che c'è proprio un segnale di attenzione intorno a Guercino, lo state vedendo, ecco, anche proprio in base a tutte le iniziative che stanno nascendo a livello regionale, soprattutto su questo filo degli itinerari guerciniani, ma soprattutto anche nazionale e internazionale appunto. Non è un caso che andiamo a Londra, perché il mercato anglosassone è un mercato particolarmente attento e interessato a questo tipo di arte, e vi anticipo anche che abbiamo avuto una piacevole visita della National Gallery, che organizzerà proprio per la primavera prossima nel 2024 un tour che passerà anche per la nostra Pinacoteca Civica. Vi raccontiamo tutto questo con grande orgoglio proprio perché capiamo e vogliamo sottolineare davvero l'importanza di questo luogo e di come centro, secondo me, potenzialmente possa veramente ritornare ad essere un luogo, proprio un incrocio, ecco, veramente di incontri, un nuovo crocevia turistico molto molto importante. Forse lo era già 10 anni
fa, ma adesso ci crediamo ancora di più, abbiamo veramente, metteremo a disposizione veramente un edificio straordinario da tutti i punti di vista, inclusivo, che avrà a disposizione anche un dipartimento educativo, quindi ci sarà anche tutta un'attenzione rivolta alle scuole, ai laboratori, quindi ai bambini, perciò anche quello è un oggetto di attenzione, e all'interno ci sarà anche la biblioteca del Centro Studi Internazionale Guercino. Mi concentro un attimo su quella, appunto, perché poi dopo, ripeto, la conferenza del 22 sarà proprio dedicata a entrare maggiormente nel dettaglio. Cominciamo già il venerdì 24 con la proiezione del documentario che ormai ha spopolato un po', ecco, negli ultimi mesi, Guercino 1 su 100 di Giulia Giapponesi, che sarà dato in programmazione al Cinema Don Zucchini. Probabilmente, con molta probabilità, avremo di nuovo ospiti Giulia Giapponesi e Marco Ricomini, che ci verranno un po' a raccontare quello che è stato un po' l'impresa di raccontare 100 soprattutto, e il legame in particolare di Guercino che ha con la sua città, e anche i centesi, il rapporto che i centesi hanno con Guercino stesso. Il 25 però ovviamente è la giornata più ricca, si inizia alle 11 con l'inaugurazione, la presenza di importantissime autorità, Taglio del Nastro, e a seguire tutto il pomeriggio dalle 3 alle 18 i turisti, le persone che avranno la possibilità di visitare tutta Cento, potranno scoprire 6 luoghi guerciniani legati alla storia e alla vita del Guercino, dove entrando troveranno una piacevole sorpresa, una guida che racconterà il significato di questo luogo e anche un momento musicale. Non c'è un percorso obbligatorio, ma anzi il turista è invitato proprio a esplorare tutta la città, perché sono luoghi che toccano sia il centro storico che anche la periferia, e può girare liberamente all'interno di questi spazi. Si conclude tutto alle 18.30 con un concerto in San Lorenzo, e tutta questa serie, diciamo, di iniziative di concerti è stata curata in particolar modo dalla Fondazione Teatro Borgatti, che ci tengo ovviamente, insomma, a ringraziare, che non si è ovviamente tirato indietro, ma anzi ha partecipato proprio attivamente alla realizzazione e alla stesura di questa iniziativa. Dopodiché, un momento un po' più giovane, ecco, diciamo, un po' più anche fuori dalle righe, ma insomma abbiamo il piacere di avere alla sera per un DJ set Frank I Energy, che farà proprio un DJ set davanti alla, speriamo, ovviamente sappiamo tutti che è il 25 di novembre, quindi incrociamo le dita, speriamo che siano giornate insomma clementi, ecco, ma l'idea è proprio di festeggiare esattamente davanti alla Pinacoteca con un DJ set ad hoc. Con lui ci stiamo sentendo già da mesi, lui ha una particolare attenzione a realizzare DJ set, ma che siano proprio legati al luogo dove va, e quindi stiamo già insomma cercando di ragionare con lui, gli abbiamo raccontato che cosa racconterà la nostra Pinacoteca, che cosa che ci sarà, e quindi insomma ci sorprenderà senz'altro con questo DJ set molto particolare, che in caso, ahimè, speriamo ovviamente di no, di pioggia, verrà trasferito all'Auditorium Pandurera. Vedete anche nel programma, ovviamente abbiamo dovuto mettere anche tutte le alternative in caso di pioggia, noi ovviamente cerchiamo in tutti i modi di stare fuori e goderci la nostra bella città. 26, anche questa è una giornata, diciamo, un po' più particolare. Al mattino avremo la riproposizione di questo mercato storico, proprio ispirato alla tela Fiera sul Reno Vecchio del Guercino. È un mercato che è stato fatto anche per la famosa mostra del 91 del Guercino, quindi proprio c'è la riproposizione a cura di Nela, che è il nostro mercato locale, agricolo locale, e sarà proprio un tuffo nel 600, quindi proprio con anche tutte le persone, i figuranti vestiti a tema, si potranno acquistare anche frutti antichi, frutti recuperati nel tempo, e c'è proprio stata questa particolare attenzione da parte di Mela per recuperare tutto questo tipologia di prodotti. E tutta la mattina sarà possibile, quindi, appunto, in città, nella piazza, immergersi insomma in questo momento estremamente suggestivo. Già dalla mattina e poi anche al pomeriggio abbiamo questa giornata di studi che è stata curata dal Centro Studi Internazionale Guercino, e anche qui ci tengo a ringraziare, non è qui presente, Valeria Tassinari, la presidente del Centro Studi Internazionale. Siamo riusciti peraltro ad avere anche la presenza di studiosi a livello veramente internazionale. Sarà presente Exurvian e Killian, anche Gonzales, e quindi insomma David Stone, che è uno dei più importanti studiosi a livello americano. Quindi insomma si è veramente creata grandissima attenzione per questo convegno di studi.
Al pomeriggio, sempre in Pinacoteca, apriranno il laboratorio, ci saranno due, apriremo il dipartimento educativo, ci saranno due laboratori per i più piccoli, la bottega del Guercino impariamo a dipingere e alla scuola del Guercino il disegno. E alla fine, la sera, si conclude di nuovo con la proiezione al Cinema Don Bucchini del documentario, che poi sarà anche riproiettato lunedì, perché entra proprio a far parte della programmazione. E, come potete vedere, questa è insomma un po' la base del programma, che è molto ricco, ma stanno, e questo ci tengo a dirlo, emergendo anche altre iniziative spontanee. L'altro giorno ho visto che un'associazione Ritrovi Ludici ha organizzato proprio per la giornata del 25 una giornata di giochi da tavolo ispirati all'arte, in particolare a Guercino, quindi stanno anche, diciamo, come posso dire, sorgendo delle esperienze anche spontanee. Ci fa veramente molto piacere, perché tutta la città sta davvero rispondendo in maniera positiva a questa grande riapertura che aspettiamo veramente con ansia. Non mi dilungo ulteriormente, perché direi che insomma abbiamo già detto tutto. Ripeto, da oggi la distribuzione di tutte queste, delle brochure, delle locandine, sarà organizzata non solo a livello locale, ma cerchiamo di arrivare appunto anche tra Bologna, Ferrara e Modena. Tutte le locandine, tutto il programma saranno forniti ai commercianti del centro Frazioni, e quindi insomma ovunque speriamo di vedere, insomma, dappertutto, ecco, questa programmazione, insomma, il volto del Guercino, non solo in tutta la città, e ovviamente speriamo in una piena partecipazione da parte di tutti per questo ricco weekend di iniziative. Grazie per il momento. Devo fare anch'io, ti ho che due, la prossima volta parlo per te. Ah, se vuoi fare il sindaco, no, hai ragione, continuo a parlare per te, hai ragione, ci sta. No, allora io mi unisco, dirò poche cose, mi unisco ai ringraziamenti a che il sindaco ha fatto, l'assessore Viduri, perché davvero la prendiamo in giro, perché vive in Pinacoteca, ma ha fatto un lavoro incredibile, ed è un lavoro che deriva dal suo amore per l'arte, dal suo amore per quello che fa e dal suo amore per la città, perché noi poi ne godremo sicuramente, dico una banalità, ma che tanto banale non è, ne godremo dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del turismo, perché ci aspettiamo che questa riapertura diventi un grande volano per tutte queste attività, che ovviamente dopo il sisma hanno subito un po' la chiusura e l'assenza di luoghi che potessero essere visitati. Quindi è un grandissimo momento, è l'inizio di un percorso, e se dovessi sintetizzarlo con una parola, l'ho già usata loro prima, direi sicuramente orgoglio, che è la parola che molti cittadine e cittadini mi hanno detto, insomma, incontrandomi in strada in queste settimane, ci avvicinano e ci dicono quanto sono orgogliosi, quanto il Guercino sia ancora a distanza di molti anni dalla nascita e dalla morte, sia ancora veramente una figura attorno al quale la città si riunisce. L'altro giorno abbiamo incontrato con l'assessore Bindo del Comitato Commercianti, e anche da loro è emersa questo orgoglio, questa voglia, insomma, questo desiderio di ripartire anche attraverso la Pinacoteca. Anche loro, tra l'altro, parteciperanno con un'iniziativa che coinvolgerà le vetrine del centro storico per tutta la settimana. Non è nel programma istituzionale, ma presto ne parleremo, e quindi insomma siamo contenti che tutti gli attori del centro storico, commercianti, cittadini, il mercato contadino e tutte le forze che ne fanno parte stiano aspettando questo momento con la stessa gioia, ansia e gioia con cui lo stiamo attendendo noi. E la Pinacoteca sarà illuminata a festa, questa è una cosa che l'assessore prima non ha detto, ma la dico io, perché sarà illuminato così come viene Matteotti, quindi tutto il percorso di illuminazione del periodo natalizio coinvolgerà anche la Pinacoteca, quindi il DJ set di Frankie di Energy si svolgerà di fronte a una Pinacoteca, sperando per bel tempo, danziamo tutti per il sole, si svolgerà davanti a una Pinacoteca illuminata festa. E dico qualcosa molto velocemente anche su tutto quanto è stato fatto già anche da prima del mio arrivo, ma negli ultimi mesi, ovviamente avvicinandosi la data, il lavoro si è intensificato sul tema della comunicazione, perché oggi apriranno, sono già aperte in realtà, però cominceranno a fare pubblicazioni le pagine social della Pinacoteca, e c'è tutto un lavoro che è stato affidato con un notevole investimento da parte del comune a un'agenzia professionale che è la stessa che si è occupata
del rebranding, di tutto il percorso che ha portato la Pinacoteca da essere un luogo chiuso a essere un luogo aperto, che non è soltanto un percorso di lavori pubblici, ma anche un percorso di immagine che deve essere ricostruita anche a persone che non l'hanno mai vista. Insomma, 11 anni vuol dire che ci sono veramente delle persone che non, mio figlio non era nato quando ho chiuso la Pinacoteca, per dirne uno che ho abbastanza a cuore. E questo percorso, questo investimento, anche qui stiamo parlando di un punto di inizio, perché questa agenzia, c'è un'agenzia appunto che si occuperà di tutta la parte di lancio della Pinacoteca, quindi di attrarre visitatori, andare a far conoscere la Pinacoteca fuori dalla ristretta cerchia del nostro territorio verso un pubblico diverso e più ampio. E c'è un'agenzia che in queste settimane ha cominciato a fare lo stesso lavoro anche lato comune, quindi avremo un affiancamento professionale anche sulle pagine social del comune, ed è un lavoro che andrà poi tra qualche mese a fondersi, insomma, in un unico percorso comunicativo che ci auguriamo, insomma, riesca a favorire la comunicazione verso l'esterno, migliorarla, renderla più accessibile e darle anche magari un po' più di appeal, che è qualcosa che dal punto di vista turistico, commerciale, del brand, della città stessa, ovviamente ricopre per noi una notevole importanza. Se la stampa ha delle domande, sappiamo volentieri, se sa chiare risponde. Altrimenti no. A me viene in mente una domanda più, è una domanda a considerazione, ascoltando le vostre parole, e anche perché c'è da considerare che siamo 12 anni a digiuno di Pinacoteca e di Guercino. Il ministro della presenza, diciamo così, come diceva il sindaco, del ministro San Giuliano, salvo imprevisti dell'ultima ora, come i suoi impegni, dimostra l'interesse per Cento, ma specialmente per il Guercino. Ecco, io chiedevo, dalla sfortuna che abbiamo avuto dei danni del terremoto e quant'altro, questa potrebbe essere una nuova opportunità per valorizzare meglio, ancora di più, il Guercino, perché dobbiamo registrare che negli anni passati, e quello è tutti, diciamo così, l'abbiamo un po' considerato, le manifestazioni dove il Guercino era il primo attore, insomma, a Cento non andavano molto bene, andavano meglio fuori, specialmente Bologna, ricordo anche Piacenza negli anni passati. Ecco, questo potrebbe essere un viatico per riuscire, diciamo così, a fare quel salto di qualità. Forse questa è una domanda che poi avrebbe fatto più avanti, quando, però ecco, mi sentivo di fare adesso per capire un po' come si parla. Non so se hai capito. Credo che sia una domanda molto pertinente anche in questo momento storico, diciamo, ad oggi. Su questo la dico come la si è sempre detta sulla ricostruzione. La ricostruzione post-sisma per la regione Emilia-Romagna, quindi anche per la nostra città, nasce da un momento di crisi, forse probabilmente uno dei più profondi che la nostra regione ha vissuto, poi al di là oltre alla recente alluvione, e il principio con il quale si è mossa da sempre la ricostruzione è stato quello di non ricostruire le nostre comunità come prima, ma migliori di prima. Prendo questo esempio, ricostruirle nella loro, diciamo, struttura, ovviamente, ma anche nella loro, come dire, comunità, nella loro cultura, nella loro forma, nelle loro forme di socialità. Per quello dico che la tua domanda, Marco, è molto pertinente e siamo pienamente d'accordo. Questa è la vera opportunità che sta nella crisi del sisma del 2012. Ricostruire le nostre comunità affinché i cittadini e le cittadine le possano vivere, e laddove queste comunità sono state colpite, come nel nostro caso, anche nel cuore dei propri valori più importanti, no? Quelli culturali, piuttosto che sportivi, piuttosto che, pensate anche al nostro municipio, che cosa ha significato, che cosa sta significando per la nostra città dopo 10-11 anni non essere ancora in possesso del proprio municipio. Il municipio è un edificio, ma è la sede del comune, è la sede dei cittadini, e non è indifferente andare a ricevimento dal sindaco, degli assessori, in un appartamento in affitto
o in una sala consiliare, non è indifferente fare un consiglio comunale all'interno di questo luogo che è molto bello, comunque accogliente, e non all'interno della sala storica del consiglio comunale, perché sono tutti elementi che creano appartenenza, danno vigore alle nostre comunità. Quindi, in sintesi, per rispondere alla domanda, assolutamente sì, questo sarà, ovviamente non ne abbiamo i risultati adesso, perché ne abbiamo fatto il lavoro di rilancio, poi dovremo testarlo, dovremo essere bravi e intelligenti e con abbastanza maturità anche nel rivederlo, qualora ci dovessimo rendere conto che alcune cose che abbiamo messo in campo magari non sono perfette, vanno migliorate, ma da parte nostra questa disponibilità, come su tutto il resto, ci sarà, ma la riapertura della nostra pinacoteca sarà un'opportunità fondamentale per ridare al Guercino, che è la nostra eccellenza, come diciamo tantissime volte, la dimensione che merita non solo nel contesto locale, ma nel contesto nazionale. Sicuramente una cosa che in passato, per quel poco che posso dire, ovviamente senza fattori di critica nei confronti di nessuno, ma adesso intorno alle eccellenze si sta proprio in questo momento storico anche creando una nuova consapevolezza che ha a che fare con l'arte, con la cultura, ma anche al turismo, e quindi noi all'interno di questa direzione ci dobbiamo inserire con grande determinazione e ovviamente lo faremo, quindi sì, sarà un'opportunità straordinaria che noi siamo pronti a cogliere, e tra l'altro sono sicuro che la città sarà pronta a coglierla, perché la città, l'esempio dell'assessore Tatia prima, è un esempio, sembra stupido, ma in realtà è molto calzante. Voi pensate a tutti gli alunni e le alunne delle nostre scuole che hanno già 10-11 anni, anche mio nipote ha 10 anni, e non ha idea di che cosa sia la nostra Pinacoteca Civica, e il Guercino lo ha letto magari, ha imparato il Guercino attraverso un progetto che fa una docente piuttosto che un'altra. Pensate che cosa vorrà dire per la nostra comunità, questo a livello locale, ma di conseguenza poi si espande, poter far sì che i docenti portino le nostre scuole dentro la Pinacoteca Civica. Cioè, sono tutte cose alle quali noi non siamo più abituati, purtroppo, perché sino al 25 novembre del 2023 la nostra città è una città senza, che non si è ripresa dal sisma. Qualcuno dica quello che vuole, ma la verità è quella lì. Quindi il 25 novembre sarà un primo passaggio fondamentale e sarà un'opportunità per rilanciare il Guercino, ma sarà anche un'opportunità per la nostra comunità di ritrovarsi intorno a un'identità che, come diceva bene l'assessore Tavia, abbiamo molto forte, ma che in questi 11 anni, gioco forza, per colpa di nessuno, è andato un po' ad affievolirsi, perché quando non hai la possibilità di godere della tua identità, di riconoscerla, di metterla in discussione, di confrontarti con essa, poi il Guercino diventa la statua, che per carità è fondamentale, però il Guercino è tanto di più, e ne è la conferma il fatto, pensate a tutte le campagne di promozione che si fa anche attorno al mondo sportivo su l'identità, chi è la nostra città, il Guercino, quindi sì, assolutamente, siamo molto sicuri che la città lo saprà cogliere e che neanche nel medio lungo, nel breve medio periodo, la nostra città raccoglierà i frutti di questo grande lavoro. Premetto che ogni euro speso in Guercino è speso bene, quindi premetto questo. Qual è stato lo sforzo complessivo economico per riuscire a riaprire la Pinacoteca? Prima hai parlato di crisi economica, anche, quindi magari lo sforzo extra del comune, quindi fondi extra sono stati messi, e se avete fatto anche, non so già, delle previsioni di un possibile ridotto futuro per la città. Allora, adesso i conti precisi, per noi era l'idea, diciamo, oggetto della conferenza del 22, faccio un po' fatica a darvi numeri precisi, magari se abbiamo, giusto perché non li voglio sbagliare, però l'assessore Ghidoli mi fuori l'aiuto. Quindi l'opera complessivamente ammonta... Questo era stato detto anche a un consiglio comunale, quindi in realtà ne abbiamo già... Sono 4.383.647, sì. E ovviamente questo... Sì, la somma dei bandi, quindi stiamo parlando dell'ammontare complessivo delle risorse che ha a che fare con l'allestimento, ha a che fare con i lavori di ricostruzione. E, sul caro materiali, sul primo semestre 22 i costi sono aumentati di 244.000 euro,
10% a nostro carico, secondo semestre 120, per il 2022 124.000 erotti, non vi sto a dire i centesimi, primo semestre 23 per 60.000 euro. E il costo complessivo della rete museale, come ha detto prima l'assessore Bidoli, è di 1.236.125 euro, quindi capite che insomma, è un investimento di tutto rispetto. Poi come il 22 avrete modo, non ve la facciamo vedere, però adesso gliela facciamo vedere. Sì, 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 sì. Il sindaco non è d'accordo. Il 22 ritiriamo i cellulari e ve la facciamo vedere. Mettiamoci d'accordo sul destino dei cellulari all'entrata. Così, 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 così diranno che siamo allora, il centro. Ecco, è un censore. E adesso ovviamente battute a parte. E, grazie Silvia. E, quindi la montata complessiva è questo. Sull'indotto futuro non abbiamo, diciamo, delle cifre. In realtà agli atti del comune nei vari anni le varie amministrazioni avevano anche prodotto degli, diciamo, degli studi non tanto sul Guercino ma in generale sull'attrattività turistica della nostra città, che ovviamente insiste anche sul Guercino, e si parla di numeri sono veramente molto importanti. Considerate che ci siamo visti più volte nel discutere, nel raccontare l'indotto che porta una manifestazione come il Centro Carnevale d'Europa. E immaginiamoci l'indotto che può portare una pinacoteca, ripeto, che non avrà un respiro locale, avrà un respiro nazionale. E, tra l'altro, stiamo attendendo anche alcune nuove conferme, diciamo, di personaggi illustri del mondo dell'arte che verranno in inaugurazione, che però non vi diciamo fino a quando non abbiamo per certo. E il fatto che vengano, come dire, se lo conferma, cioè, se non credete a me, crederete al Ministro della Cultura. Quindi sull'indotto non abbiamo dei numeri, però non so se sono video di Celiano. Diceva l'unico ragionamento che condivido anche il fatto che da tanto tempo in effetti non abbiamo qualcosa che è aperto in maniera costante, cioè questa apertura comunque è un'apertura che non è un'apertura puntuale, cioè non sono 5 domeniche l'anno, questo è tutto l'anno, tutti i giorni, poi dopo voi vedremo nel vivo, però è proprio qualcosa al quale non eravamo abituati, il tessuto locale commerciale non è abituato, ma non vede l'ora secondo me di poterlo rivivere, perché questo cosa significa? Significa che potenzialmente tutti i giorni sono turisti che vengono qua, che scoprono la città, che si fermano a mangiare, che comprano in un negozio, che scoprono la città magari per Guercino, poi vedono un negozio e ci ritornano, ci vogliono, non sono riusciti a vederla tutta, quindi magari ritorno in un'altra occasione, quindi insomma in realtà e c'è una presenza, ripeto, quotidiana, ecco, molto diversa rispetto a una manifestazione che ha invece un impatto senz'altro più importante, ma comunque più puntuale o più dedicato a un determinato periodo. Quindi questo è senz'altro qualcosa sul quale siamo molto attenti e vogliamo proprio vedere come reagirà la città di conseguenza, ma ripeto, già la base di partenza è più che ottima, insomma, quindi penso che ne possa solo che giovare ecco, di questa riapertura, di questa apertura molto costante nel tempo. Ecco. Gli studi a cui faceva riferimento il sindaco prima sono stati prodotti post-sisma, almeno se sono quelli. E ovviamente l'offerta culturale, quindi la sua mancanza e il suo recupero sono centralissimi proprio dal punto di vista anche numerico e dell'analisi del territorio. Si parte da lì, si dice ricostruiamo l'offerta culturale perché è la prima macchina da rimettere in moto per costruire tutto il resto. Tra l'altro questo genera anche un indotto indiretto che è molto importante, quello che diceva l'assessore Chigli è correttissimo, cioè qui andiamo a fare qualcosa di strutturale della nostra città che rimarrà per sempre in futuro. Questo però ci permette di essere anche molto attrattivi per tante altre iniziative che portano ricchezza sul territorio di ampio respiro, come non so, penso all'Arrivo del Giro d'Italia o ad altre manifestazioni molto importanti che proveremo ad ospitare in futuro, ma avere la base dei propri luoghi della cultura, delle proprie eccellenze aperte, fruibili, ci aiuta in questo circolo virtuoso. Cioè, la nostra città sino ad oggi è stata purtroppo, ma non per forza per colpa, anche per le cose che sono accadute, in un circolo vizioso di cose dalle quali difficilmente si riesce ad uscire. Perché fai fatica a fare promozione culturale se non hai luoghi della cultura, ma fai fatica a mettere risorse perché il contesto economico, capite che no, è un vortice.
Allora, dal 25 novembre per la prima volta mettiamo in piedi in mezzo alla porta e proviamo a riaprire davvero la porta della nostra città alle persone, ai grandi eventi, all'espiro nazionale che la nostra città può avere. Io torno da 3 giorni a Genova, l'ho detto alla mia giunta, dove sapevo di aver l'onore di rappresentare una comunità molto importante, ma non mi sarei mai aspettato di presenti sindaco di 100, sì 100, e poi iniziano a raccontarti chi per il Guercino, chi per il carnevale, chi per il basket. Quindi la nostra città non è che perché lo diciamo noi, insomma, è una città che per una serie di motivi, grazie al lavoro di tutti, perché non è merito dell'amministrazione, è merito della città, è una città che ha veramente una vocazione importante. Poi non dobbiamo essere presuntuosi perché non siamo né Firenze, né Venezia, né Roma, però insomma siamo una città del tutto rispetto e che ha tutte le carte in regola per poter dire la propria. Quindi, insomma, siamo convinti di questa cosa qui. Altro? Bene, allora vi ringraziamo ancora, facciamo una bella foto tutti insieme, ci vediamo il 22 novembre e senza telefoni dentro una